Ciao Leonardo, che dici di bello? Qui Lodi stiamo abbastanza tranquilli. Adesso è una situazione di stallo del virus, siamo un po' più, diciamo, speranzosi rispetto a un mese fa, quando è scoppiato proprio il boom qui nella provincia di Lodi. Come va lì giù? Ti mando un abbraccio forte e adesso appena si sistemano le cose ti spedisco qualcosa di buono che ti preparerò. Tu come va laggiù? Tutto bene? Salutami tanto tuo fratello Massimo, gli dai un abbraccio forte e spero che a settembre di venire a trovarvi e di passare una bella settimana insieme. Ciao Leonardo, un abbraccio. E ti voglio bene. Ciao, cari saluti a tutti, alla tua famiglia e a tutti i tuoi cari. Buonasera Andrea e grazie per questo video messaggio che mi hai inviato. Sono davvero contento e onorato di riceverlo. E niente, anche qui da noi la situazione, diciamo che è sotto controllo. I casi e i positivi non sono tantissimi, però non bisogna mollare la guardia, altrimenti qui purtroppo si diffonde in maniera a dismisura e speriamo di non arrivare a quei livelli. Io sto continuando a lavorare. Perché la mia azienda non ci ha lasciati a casa, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Come tu ben sai, anche mia moglie, che è un'infermiera, e mio fratello Massimo, che hai salutato, anche lui è un infermiere, quindi oltre ad avere queste paure, quando si va a fare la spesa, noi ce l'abbiamo proprio vivendoci in casa, visto il lavoro che mia moglie fa e anche mio fratello, quindi dobbiamo convivere. Tu immagina un po' che io vado a dormire in camper da 20 giorni e oltre, e quindi ci siamo separati in casa perché dobbiamo cercare quantomeno di mantenere le distanze di sicurezza l'un l'altro. Noi ci stiamo provando, poi vediamo. Niente, sono contento di vederti innanzitutto e spero che tutta questa fase passi quanto prima, per avere la possibilità di poterti abbracciare e vedere quando ci sarà la possibilità. Se verrai a trovarmi qui a Taranto, io ne sarò onorato e avremo modo di passare e trascorrere qualche bellissimo giorno insieme. Niente, io questa sera, come al solito, ormai sono sempre ai fornelli. Tu mi hai mandato questo messaggio così all'improvviso e io all'improvviso ti faccio vedere quello che sto facendo. Guarda un po' qua. Allora, mi sto facendo la salsiccia con i friarielli, una salsiccia di vitello. Ho preso la salsiccia di vitello, bella, stamattina sono andato a comperarla. Allora, ho preso la mia padella. All'interno ci ho messo uno spicchio d'aglio e un filo d'olio d'oliva. Ho fatto dorare un po' l'aglio e ci ho messo dentro la salsiccia. Una volta che la salsiccia è quasi cotta, l'ho rimossa, l'ho tolta, l'ho messa da parte e all'interno della padella dove avevamo cucinato la salsiccia ci ho messo i nostri friarielli e li ho fatti cuocere. Una volta che il tutto si è essiccato, tutto il liquido, tutta l'acqua che anche le rape stesse hanno emesso, ci ho aggiunto nuovamente la salsiccia ed ecco qui che siamo a fine cottura. Vedi? Proprio oggi piatti semplici e buoni. E niente, che dire, ti auguro una buona serata Andrea, spero presto di abbracciarti e non vedo l'ora di abbracciarti, di trascorrere qualche bellissimo giorno insieme e ti prometto che ti porterò in barca e ti farò vedere le bellezze del nostro mare, di Taranto e della Puglia. Un bacione a tutti e una buona serata come sempre da Leonardo Appetitoso. Ciao ragazzi!